è con noi Max il Fruttariano, da noi già conosciuto e da noi già interpellato più volte. Fruttariano Novax. Fruttariano vicino a Putin sarà anche probabilmente. Non lo so, probabilmente vicino a Putin, per confermare la tua tesi, ma è convinto che la guerra sia originata dal Bilderberg. Il Bilderberg, quindi, ha fatto la guerra. Buonasera, signor Fruttariano. Buonasera. Buonasera Giuseppe, buonasera Babba Renzo. E buonasera direttore. Buonasera. Ha creato questa guerra. In che senso vorrei ha creato? Vorrei subito dire una cosa, ma Zelensky crede veramente di essere Salvador Allende bombardato dagli americani, da Kissinger, e Babbenzo crede veramente di essere Sepulveda che fa la guardia del corpo Zelensky? Cioè, siamo a questo livello? Ma sì, Zelensky viene considerato... Sono due paragoni abbastanza stupidi. Sono stati però evocati, no? Il partigiano, Zelensky, eccetera, eccetera. Cioè, è un paese democratico. Il servo degli americani, il partigiano... Cioè, tu eletto, regolarmente eletto, ma insomma si può violentare la realtà in ogni modo. No, dico che stava per riempire di basi nucleari americane uno Stato che ha un confine lunghissimo con la Russia. Di basi nucleari? Però scusami. Possiamo fare un esempio? Sono nucleari? Fruttariano, lei però, scusi un attimo. Parli di cetrioli e di melanzane, che sono argomenti finalmente a lei consoli. Parli di questo, parli di spremute di arance, cose che possiamo anche prendere in considerazione. Parli pure di questo, parli di cetrioli, di zucchine, di melanzane. Parli di cose a lei affini, la centrifughina con lo zenzero. Parli della centrifughina con lo zenzero. Ci dica che beve un piscio, noi diciamo va bene, una stranezza simpatica, no, faccia quello che cazzo vuole e poi chiudiamo, calma. La conversazione. Calma. Dopodiché, calma, se lei si addentra calma. A discutere, a parlare allora, di cose un esempio, po' più grandi di lei, io penso che insomma sia degno premiarla per il culo. Però, tutto scusi, qua. Dopodiché, signor Fruttariano, andiamo al sodo della questione. Perché secondo il Fruttariano Max. Sì, però scusami. Chiedi cose più grandi di lui, è ovvio che il coglione si sente protagonista, no? Cioè, secondo me l'errore è quello di chiedere a un imbecille cose più grandi di lui. Chiediamogli lei il succo, ad esempio, perché è giusto bere il succo d'arancia? Ecco, questo magari è una cosa che sa, forse è una cosa che sa. Se tu gli chiedi chi è Pushkov, che è il capo della commissione esteri della Duma, questo qui poverino, che cosa vuoi che ti dica? Voglio chiedere al nostro fruttariano, che ripeto, essere fruttariani significa mangiare anche non la frutta come noi la concepiamo, ma anche la verdura che è, come dire, che fa parte del mondo dei frutti. Comunque lui è fruttariano convinto, è anche un grande complottista, è anche uno che pensa che la pandemia sia stata inventata dai poteri forti, è anche uno che pensa sostanzialmente che Covid non esiste, ma è ovvio. Allora, però voglio arrivare. Aspetta, Fruttariano, perché sei convinto che questa guerra l'abbia voluta il Bilderberg? Perché tu sei convinto anche la Trilateral, anche la Trilateral, no, principalmente perché Bush, sono sempre loro, Rockefeller, certo. E forse Soros, il Bilderberg, Soros, innanzitutto Soros. Uno dei principali esponenti del Bilderberg è Stoltenberg. Soros è una merda calzetta, è Stoltenberg. Il capo, guarda caso, cosa cazzo è Stoltenberg? Già dal nome babbenziano Stoltenberg, il capo della NATO. Sì. Bilderberg è Kissinger che bombardava veramente. Kissinger bombardava Salvador Allende al Palazzo della Moneta. Vabbè, allora? Altro che Zelensky di merda. Bilderberg sono tutti gli amichetti di Babbenzo, la Bonino, tutta questa gente qua. Tutti guerrafondai che hanno obbligato Putin, non poteva fare altro. Bonino guerrafondai, Putin dice... Comunque, vabbè. Ma è anni che Putin dice avete rotto il cazzo e vi siete presi la Bulgaria, la Romania, la Polonia, l'Ungheria, addirittura Lituania, è gente che si sente più libera in Europa. Purtroppo confondi perché è gente che ha scelto di stare là. Cosa c'è da chi si dice più di 90 anni? Ti sto spiegando una cosa. Perché offendi? No, perché parla di un'altra cosa. Perché offendi?
E tu ma parli... perché offendi? Scusami. Beh, scusami. Ho provato a iniziare un discorso, offendi? Mi hai interrotto 8 volte. Ti, ti sto dicendo di parlare delle cose di tua competenza, di non addentrarti in cose che non scusami, sai. Scusami, questi paesi che tu hai citato hanno scelto loro. Hanno scelto loro di entrare nell'Unione Europea, sì, e nella NATO, l'hanno scelto posso loro. Posso fare l'esempio che vorrei fare dall'inizio? Scusa, ma perché, con questo qua, ma perché la guerra l'ha scatenata la Bilderberg? Non ti sento, Giuseppe, se il demente ti parla sopra. Perché la guerra secondo te l'ha scatenata il Bilderberg? Spiegami, spiegali, spiegalo pure a Parenzo, magari lo capisce. Ovviamente, ovviamente perché il Bilderberg è servo dei banchieri. I banchieri guadagnano sempre tanto con la guerra, ma non guadagnano soldi, dato che creano soldi da nulla, guadagnano potere. Guadagnano ma l'ha scatenata Putin la guerra, però. L'ha scatenata Putin. Ma questo lo dici tu, ma questo lo dici tu. Se io ti dico che la Russia si comprava il Messico e il Canada, dato che comunque non è una cosa strana, l'Alaska è stato comperato dagli americani, e si comprava queste due nazioni, avrebbe cominciato a mettere su queste due nazioni carri armati, basi nucleari, è ovvio che gli Stati Uniti avrebbero invaso un nanosecondo dopo. Cioè, secondo te Putin sta facendo un'operazione difensiva, secondo te? Sì. Ma è obbligato, non è che è scemo. È obbligato. Putin. Dunque Putin è il nemico del nuovo ordine mondiale. Tu consideri, Max, il fruttariano, consideri Putin un nemico del nuovo ordine mondiale, diciamola tutta. Ma si fa gli fracassi suoi Putin, comunque il nemico del mio nemico non è, è abbastanza amico mio, dato che lui non è un Bilderberg e non è certo un santo, ma... Ma i fruttariani sono pacifisti in teoria, cioè è gente pacifista in teoria, i fruttariani. Sì, ma non sono no, di guerra come Babbenzo, il problema non è i fruttariani, il problema è le singole persone. Questo qui già dimostra nel suo modo di parlare di essere un imbecille, un idiota, quindi... Ma tu sei fratelli Savi? È vero che sei amichetto della Uno Bianca? È vero che la Uno Bianca e fratelli Savi ammassavano e avevano lo stipendio di sussistenza? Ma che c'entra? E i Novax, 1 milione di persone a casa senza stipendio di sussistenza? Per colpa di Babenzo, della maggioranza babenziana di merda. Ma che c'entra la Uno Bianca? Scusami, fruttariano, che c'entra la Uno Bianca? Io sono amico dei criminali della Uno Bianca, se Babenzo mi consente di parlare. E allora? Che c'entra? Hanno ammassato almeno 50 tra guardie giurate, poliziotti, carabinieri. E che cosa c'entrerebbero con me? Quando li hanno beccati, se stai zitto, rincoglionito, te lo spiego. Quando li c'entrerebbero con me? Ma io perché devo stare a sentire questo qua? Fallo sentire, fallo parlare, dimmi. Ma non capisco, perché devo stare, posso dirla tutta? Perché devo stare a sentire questo poveretto qua? Ma che c'entra il conto? Ma io non sono pagato abbastanza per sentire questo figlio di puttana, se te la posso dire tutta.